negli episodi precedenti. Sto morendo di caldo, non ce la faccio più. No, non mi chiedere le persone che uccido. No, ma che cazzo fai? Sto premendo B. Handicap! Handicap, raga. È troppo handicap. Stardo. Ecco. Ecco. Oh, fa schifo Assassin's Creed. Basta, non ci gioco più. I'll be keeping it true. Hotel good, long as I can people with you. Like, damn, how high are we? They gotta gamble in his life, Charles Bond. I'm a baby second to the dopest of methods. Now I go. La sincronizzazione, testa di cazzo! Ciao a tutti ragazzi, io sono Dark Shadow e oggi siamo nel 20° episodio che non ho cambiato il numero di 3, che testa di cazzo. E nel 20° episodio di Assassin's Creed Unity, dove siamo entrati nelle fogne, che bellissimo da dire, dobbiamo uccidere il re delle fogne, Rode 2, e siamo appunto qua nella cerchia centrale, e appunto dovevamo padrone, ucciderlo. Padrone. Filmato. Padrone! Ho saputo da fonte sicura che c'è un assassino qui e che voi siete il suo bersaglio. Il verme è cresciuto. Ora è una serpe. Diavolo, era solo questione di tempo, lo sapevo. Ma così è troppo presto. Oh, sì, padrone. Questi assassini sono ben informati. Ma noi siamo in vantaggio adesso, oppure no? Chiama le guardie e dai la caccia a questo assassino. Voglio la sua testa. Ma padrone... Metà degli uomini sono già alle prese con i mendicanti. Ok, adesso questo qua, visto che me l'ho già ricordato, ci fa il trabocchetto che ci cambia. Uomini, con me! Che proviamolo. Cambia il suo trono e si mette un pupazzo al suo posto. Lo so già il trucchetto. E adesso mi ricordo, fa molto figo. Forse si è reso. Sì, mi sono reso, va bene, contaci. Muori cane. Ok, te ti lascio vivere. No, anzi, no, ti. Vabbè, sei morto. Ok. Sì, va bene. Mi sono perso un'altra volta. Che gran testa di cazzo. No. Di qua. No. Vieni fuori, assassino! Finito di buttare, vai a cagare. Di qua. Ok. Io sono davvero pieno. Come facevo a passare di sotto? Mi ricordo che c'era un medico. State uniti, uomini! Sì, calmati, non dire che fai queste lagne. Ok. E dovevo passare. Perché l'audio è così? Non c'è più l'audio, ragazzi. Cioè, c'è solo adesso. No, e quel punto lì è bugato. Ok. Come facevo? Teste di cazzo. Che gioco di merda, mamma mia, che gioco di merda. Sono nel tuo culo. Sali, testa di cazzo, morti, sali. Sì, va bene. Qua è bugato. Ok. E siamo davvero prima. Che è quello. Rivediamoci. Troviamolo.
Do come cazzo facevo? State in guardia. Allora, facciamo così. Ok, forse adesso lo prendiamo, andare di qua. Troviamo l'assassino. Strano. Che bastardo, figlio di puttana, troia. No, zero medicine, cosa? No, cazzo, no! Padrone! Sì, va bene, l'ho già visto il video. Tieni premuto B per saltare. Sam, ma padrone, metà degli uomini sono già alle prese con i mendicanti. Qua c'è una botta. Oddio, raga, è troppo difficile. Uomini, con me! Troviamolo! E di sopra? No. Non ho più medicine, porca puttana. No. Oh. Stai con due? Due bruti? Stai scherzando? Io direi di usare una paura fumogena. Ok. Ok. Sì, sai quando le medicine vendono in rivendita. Va bene, contaci. Rodetun, sparagli, testa di cazzo. Si trova qui. Ok, sono sulla strada giusta. Dai cazzo, dai cazzo. Ok. In posizione, uomini. Quello lì adesso è una bambola. E lo so già. E devo cascarci per forza, mi sa. Testa di cazzo, cosa credi? Assassino? Ok, la pistola. Cazzo fai? Eccoti. Dai cazzo, no, no. No, cosa fai? Muori male. Cazzo! Cazzo, 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 cazzo. È brutto! Sì, ho ricollegato il controllo. Ok, meno male che siamo già quasi qua. Allora, quella lì è un fantoccio. In posizione, uomini. E lo so già. Perché non ho medicine, testa di cazzo. Cazzo! Ma porca puttana, ma non è possibile, cazzo! Dai che in questo episodio voglio ucciderlo, sta merda! Dai cazzo, dai cazzo! No, 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 no! Questo. Allora...
Se faccio così mi si vede ancora bene. Devo giocare così, raga. No. Facciamo così, se no poi vi incazzate perché non mi vedete. Però io poi vedo male il gioco. Che cazzo. Sì, va bene, allora. Uno è di qua. Passa sotto handicap. Non si può. Quindi ero di qua. Faccio uno. Qua c'è il secondo. Brutta notizia. Ah, è brutto, che la cosa leggera. No. Molto furbo l'assassino. Ah, quello là è proprio lui, non posso ucciderlo. Che cazzo. Quale trofeo prendere? Dai, 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 muoviti! Muoviti, figlio di puttana! Devo andare là da lui per forza. Siamo rimasti solo due. Non posso ucciderlo da lontano, devo andare. Che cazzo fai? Dai, uccidilo! Ovunque, signore. Metterò le informazioni a servizio dell'ordine. Quali informazioni può darci il re delle foglie? Intrighi fra ratti. Puoi andare. Intrighi fra ratti. Pomposo idiota, se gli metto le mani addosso. Il mio padrone vorrebbe rimediare. Fratello. Tutto bene, signore? Troppo champagne del re. Siver, vieni via. È fatta. De la Serre è morto. Gran maestro. Bravo. Qual è? De Prada, vediamo cosa c'è questo qui. Che potrebbe essere ricco anche se vive tra le 10 flotte. Non ci credo. Vabbè, devo uscire da qui, giusto? Uccisioni con l'arma fantasma, dai, uccidiamo un po' con l'arma fantasma. Vabbè, amen. Cadi, vai, vattene via, cazzo me ne do l'arma fantasma. Fuggi, dai. Andiamoci. Ah, devo fuggire proprio, fuggi, non me lo fa vedere solo. Possiamo trovare qualcuno qui. Muoio mentre fugo, guarda quante bestemmie. Qualcuno spenga il fuoco! Oh, una. Zero, vaffanculo. Dai, cazzo. Ok. Vai fuori, dai, dai, dai. Dai, dai, usciamo, 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 usciamo. Fuggi.
giusto il tempo per l'inizio del mio regno. Il tuo regno? Finché ci sarà una corte dei miracoli, ci sarà un roi del mondo. Dal momento che il posto era libero, eccomi qui. E con che velocità? Il corpo è ancora caldo. Diciamo che ho tirato i fili giusti in anticipo. Da quando sei arrivato alla corte dei miracoli? Mi hai usato. Hai ucciso il re. Quindi è reciproco. Che regno hai ereditato? È così, vero? Allora, giustizia è fatta, hai vendicato i morti, ti sei placato in mezzo al marcio. Marcio, dici bene. Ogni volta che mi sento vicino alla verità, ecco che si presenta un nuovo strato di sudiciume. Oh, cospirazione! Intrigo! La trama si infittisce. Qualche pervertito è un prete lascivo e avrai l'inizio di un grande romanzo. Preferirei un buon indizio. Così giovane, eppure così serio. Bene, buona fortuna. Hai già visto questo, suppongo? Dove l'hai preso? Me l'ha portato uno dei miei nuovi sudditi in segno di stima, credo. Oggetto curioso. C'è un solo argentiere che lavora il metallo così. Una lama come questa ha ucciso De La Serra. Ma immagino che lo sapessi già. Perché non l'hai detto? Dove sarebbe l'uomo se non dovesse mai fare domande? Se tutto gli venisse offerto su un piatto d'argento. Non saprebbe neanche più farsi domande. Oppure potrebbe arrivare ancora più in alto, libero dall'ignoranza. Forse. L'artigiano è François Thomas Germain. Troverai la sua bottega vicino alle sale. Grazie. Buona fortuna. Ah, solo perché c'è quella lì nuda, votiamo il ricordo 5 stelle. Perfetto. Bene. Che cazzo di controller di merda, però. Oh, alleluia. Beh, ragazzi, questo 20° episodio di Sassi di Unity è finito. Noi ci vediamo settimana prossima, che ricominciamo con gli episodi di Unity. Questo sabato ci sarà un vlog, non lo so, devo ancora registrarlo. E niente, lasciate tutti gli episodi in descrizione sulla grafica del canale, iscrivetevi, lasciate like, belle ragazzi.